Dopo aver vinto lo scudetto nel 1974 ed aver rappresentato la Lazio negli anni più belli e caldi della sua storia, Felice Pulici è riuscito a realizzare la sua ultima prodezza. Per tributargli l'ultimo saluto, è riuscito a radunare i rappresentanti del mondo biancoceleste degli ultimi 40 anni. Per un pomeriggio, senza divisioni né polemiche, hanno presenziato gli eroi del 1974, una squadra che nel trionfo, così come nella sventura, ha forgiato la sua gloria, i rappresentanti degli anni 80, dei 90, i campioni d'Italia del 2000 e la Lazio di oggi. Tutti in fila per lui, che in questi oltre 40 anni ha dedicato anima, cuore e sentimenti alla causa biancoceleste. Prima da portiere, campione d'Italia del 74 e record di presenze consecutive, 150, e di imbattibilità. Poi da direttore sportivo, negli anni di Chinaglia, alla guida della società. Da responsabile del settore giovanile, con due scudetti primavera in bacheca. Da addetto ai rapporti con gli arbitri, con la tifoseria e da avvocato. Nel 2006 l'ultima prodezza, quando riuscì ad evitare alla società la retrocessione difendendola nel processo di Calciopoli. Per la Lazio ha fatto tutto. Si è immedesimato nei colori biancocelesti. Li ha difesi, coccolati, protetti e incitati. Per i giovani cronisti è stata una fonte inesauribile di informazioni sulle norme federali. I laziali con i capelli bianchi lo ricordano volare tra i pali con le mani nude e un coraggio da leone. I più giovani lo hanno apprezzato come dirigente e commentatore radiofonico e televisivo. Tutti gli hanno voluto bene, sentendolo come uno di famiglia. Un papà, uno zio, un fratello biancoceleste. Buon viaggio, Felice, insieme al maestro, Luciano, Giorgio, Mario e a tutti i protagonisti di quella Lazio. Continua a difenderci nel paradiso degli eroi.